Consolidated Shipping. Jeff, ci sono. Cosa vedi? Trovateli! Devono morire! A quanto pare i demoni hanno invaso il territorio di Fisk. Ci pensi tu? Tranquillo. Chibald will be an engine. Avete ciò che volevate. Vi prego, lasciateci andare. Il territorio di Fisk è nostro ora. Io non credo. Ehi, Willy. Tu. Che bella tuta. Ti sfina. Fatti gli affari tuoi. Aspetta, i demoni. Chi è il loro capo? Salva i miei uomini e forse te lo dirò. Devo salvare cattivi da altri cattivi. La vita è piena di sorprese. Ehi, bestione! Voglio passare da fuori per cercare gli uomini di Fisk.
Stai bene? Sì. Sì, grazie. Devo trovare i sopravvissuti. Adesso mi hanno notato. Vai, forza, ti copro io! No, io non ci vado. Restate qui e aspettate la polizia. Fisk, i tuoi uomini sono salvi. È il tuo turno. Chi comanda i demoni? Forse è già lì, o forse no. Controlla sul tetto. Mi mancavano le frasi criptiche di Fisk. Andiamo. No, 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 no! È successo davvero? Sì. Ci segnalano un elicottero con una
palla da demolizione. Sì, quella faccenda dei demoni è complicata. Tranquilla, Yuri, fidati di me. Incrociamo le dita. Yuri, ci sentiamo dopo. Non so più. È la mia occasione. Sicuro che me ne pentirò. Salve! È il volo per Newark! Mi spiace, signore, ma deve accostare l'elicottero! Un motore è andato! Ora è il secondo! È questo il tuo piano? Rimpiazzare Fisk? Fisk è solo l'inizio! Mi serve un piano! E mi serve alla svelta! Mi sa che il piano è questo! Puoi farcela! Puoi farcela, puoi farcela! Non rovinare tutto! Maschere sono stupende. Dove le prendete? Oh, installe! Grazie, le trovo su internet. Ops! Ehi, Yuri, ho preso i cattivoni, ma... Ma cosa? Ti conviene portare una scala. Ehi, hey, Miles. Ehi, hey, fanboy! Accidenti, è tardi. Vieni? No, vado al municipio per la cerimonia di papà. Ah, giusto. Fagli i miei complimenti. MJ, la cerimonia è già iniziata. Stanno allestendo il palco. Tu dove sei? Contrattempo al lavoro. Arrivo. Thank you.
guardia contro un elicottero con dietro una gru su strade piene di civili. Poteva schiantarsi in qualsiasi momento, diventare una palla di fuoco con eliche rotanti e causare una strage. Credi ancora che quella testa di tela vi stia proteggendo? Beh, li ha fermati, no? E ha impedito che l'elicottero precipitasse sui passanti. Quindi ha fatto bene. La cosa giusta. Doveva solo chiamare i professionisti. Mio figlio è un fiero pilota dell'aeronautica. Ha al suo attivo migliaia di ore di volo e si addestra da anni per proteggere la nostra patria. Eppure non è ancora abbastanza? Quello è l'ingresso del palco. Noi saremo proprio lì davanti. Ah, ci sarà un mare di gente a vedere. Andrà bene, tesoro. L'ultimo discorso che ho fatto, ero al liceo. Miss Steinberg mi diede 6-. Beh, è un peccato che non possa vederti oggi. Ehi, dacci dentro, papà. Insomma, hai salvato Spider-Man. In pratica sei già un supereroe. Un supereroe. Sono solo una persona che non molla mai. Andiamo. Benvenuti a tutti. Prima di cedere il palco al sindaco Osborne, vorrei spendere alcune parole. E quindi? Penso che la guerra tra bande sia finita. Cioè, tipo finita? Sì, ci sono ancora dei dettagli da chiarire, ma... Dettagli da chiarire? Beh, dalla scena si è allontanato un camion di una compagnia chiamata Consolidated Shipping. C'è qualcosa che non mi è chiaro, non so perché. Più tardi potremo prendere un caffè e ragionarci. Sì. Grazie davvero, Jim. Non so se troverò parole migliori, ma ci proverò. Sappiamo tutti che l'agente Davis è un eroe. Oppure, al posto del caffè, perché non una cena invece? Magari potrei venire da te e cucino io. In alternativa, ci incontriamo in un luogo neutrale per un normalissimo pasto, cucinato da professionisti. Per gesti di straordinario coraggio, che trascendono il comune dovere, è mio privilegio insignire l'agente Jefferson Davis di questa splendida medaglia d'onore. Ho una chiamata. Non mi sembra il momento, Jimmy. È urgente. Ok. Congratulazioni. Grazie, signor sindaco. Beh, voglio condividere questo onore con la mia famiglia. Mia moglie Rio e mio figlio Miles. Senza di loro io non sarei ciò che sono. Sì? Ho lavorato anni per questo momento. Chi è che parla? Nei prossimi giorni la tua azienda, la tua città e tutto ciò che hai di più caro al mondo sarà distrutto. La gente implorerà il tuo aiuto, ma tu non sarai in grado di salvarli. Ascolta, idiota. Ricevo minacce come questa 2 volte a settimana. Comportati da uomo e dimmi cosa vuoi. Vederti soffrire.
Peter? Miles! Miles! Sono qui a cercare di resistere. Grazie a Dio. Mi senti, tesoro? Mi senti? Peter, stringimi la mano se mi senti. Aspetta qui. Vado a cercare tuo padre. Peter, svegliati. Parla di qualcosa, ti prego. Mamma! È una follia. Forse c'è un'altra via. Accidenti! Mamma! Mamma! Miles! Cavolo! Presto! Pensa! Mi sta scivolando! Presa! Mamma! Miles! Miles! Stai bene? Ben fatto, ragazzo. Tutto ok? Sì. E tu, come stai? Sì, tutto ok. Ma tu sicura di stare bene? Sì, davvero. Non è niente. Andrà tutto bene. D'accordo, ascolta. Io vado a cercare papà, ok? No. Miles, papà. No. Miles, no! Papà è qui. Lo troverò. Miles! Papà è vivo. Me lo sento. Era proprio qui. Ma che cosa? Dove credi di andare? Dai, dico buio. No! 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 Ti viene a Wendy? Kan Non posso avvicinarmi a quegli uomini. Ok.
Papà era qui. Devo aiutarlo. Detonator! Shooting Ito. Ti salvo io, papà. No! No, basta! No! Fermo! Dobbiamo andare. Ora. Papà. Papà! 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 Papà, no! Svegliati, papà! Coraggio! Svegliati! Mi spiace per tuo padre. Ti conosco. Sono Peter Parker. Ero al municipio quando... Senti, so che non mi conosci, ma volevo solo dirti che... So come ti senti. Ecco. È questo che volevi dirmi, no? Oppure... Il tempo lenisce il dolore. Oh, non temere. Fa parte del piano di Dio. Scusa, volevo solo... Aiutarti. Lo so. Ti prego di scusarlo. Non so come farò con lui. Mi dispiace, Jeff. Ho da fare. Che c'è? Hai già iniziato a cercare Martin Lee? No, non posso scatenare una caccia all'uomo basata sui sospetti di Spider-Man. Ti dico che è lui, devi fidarti! Portami una prova e poi ne riparliamo. Una prova? Certo! Ehi, sono io.
Ciao. Allora, come stai? Mi sa che ho fatto un casino. Quel ragazzo ha perso suo padre per colpa mia. Ti conosco troppo bene per chiederti di non essere duro con te stesso. E la polizia? Hanno trovato indizi su lì? Non lo stanno neanche cercando. Yuri non vuole credermi. Allora dobbiamo trovarlo da soli. Ho fatto delle ricerche. Va a questo indirizzo. L'anno scorso Martin Lee ha rilevato le azioni di un centro di riciclaggio. Sarà il suo nascondiglio? Possibile. Sappiamo che non è alla festa. Se non lo trovi al centro, puoi comunque cercare una pista per scoprire dove si è nascosto. Giusto. Ottimo lavoro, MJ. Ti tengo aggiornata. Un'altra cosa. Ho parlato con un detective riguardo i demoni che hanno interrogato. Sostengono che Martin Lee abbia il potere di, testuali parole, corrompere le persone. Corrompere? In che senso? Sembra una sorta di controllo mentale. Fa emergere il tuo lato negativo spingendoti a commettere gesti che non ti appartengono. Mi sembra assurdo. Ha parlato quello che si arrampica sui muri.